Se devo tracciare un bilancio dei miei 10 anni trascorsi alla guida del liceo Niccolò Iummelli, non posso che esprimere tutta la mia viva soddisfazione per i tanti traguardi raggiunti, frutto della condivisione, del lavoro di squadra e di una porta della presidenza sempre aperta all'ascolto, al dialogo e al confronto costruttivo. Nel corso della mia dirigenza, competenze e passione hanno spinto verso scelte coraggiose, innovative, dinamiche. Si è guardato al futuro, alle nuove sfide culturali che il presente globalizzato richiedeva, imponeva, senza trascurare però una tradizione, un passato che andava preservato e consolidato. Si sono progettati e avviati percorsi didattici stimolanti, creativi ed inclusivi per i nostri studenti e studentesse. Abbiamo offerto loro tante varie esperienze formative, grazie a una progettualità formativa ricca che proseguirà il prossimo anno scolastico con i tanti finanziamenti europei che sono stati già approvati. Certo, non è stato sempre facile e non sono mancate difficoltà, diffidenze, resistenze al cambiamento, alla rivisitazione dei processi formativi, ma anche agli assetti organizzativi e lavorativi. Ma ciò è fisiologico ed è accettabile in un rapporto dialettico e democratico. Oggi il Polo Liceale Iummelli è una realtà ben strutturata e consolidata sul territorio, frequentato da un elevato numero di alunni, ben più di 1.700. Il liceo Iommelli, nel corso di un decennio, si è conquistato la fama di essere una scuola propositiva, attiva, dinamica, sempre vigile e consapevole che la qualità si conquista nella quotidianità di un percorso comune e condiviso. Un grazie commosso e affettuoso ai miei preziosi, leali ed onesti collaboratori di oggi, professore Schiattarella Carr e il professor Michele Orabone, e ai tanti collaboratori di ieri con i quali ho condiviso tutti i momenti della mia attività lavorativa, personale e familiare, quelli esaltanti e quelli meno. Allo staff della dirigenza va la mia riconoscenza per il contributo di collaborazione e di impegno che hanno offerto a me e all'organizzazione scolastica. Un grazie rivolgo alle varie figure istituzionali che a vario titolo si sono mostrati sempre solleciti e puntuali nel comprendere e soddisfare le immancabili e innumerevoli nostre richieste, agevolando opportunamente lo svolgimento del mio lavoro. A tutti i miei docenti, a quelli di oggi e a quelli di ieri, dico grazie per la fiducia e la comprensione dimostratemi in questi anni. Grazie per aver condiviso con me un progetto di scuola innovativa, un progetto di cambiamento. Grazie per aver condiviso con me la mission e il sapore soprattutto della gioia per i tanti successi ottenuti, ma anche la delusione per qualche aspettativa non realizzata. Desidero ringraziare con affetto e stima il mio direttore amministrativo, Marianna Della Versana, infaticabile collaboratrice di tante scelte strategiche, professionista impeccabile, dedita al lavoro con passione e dedizione, con valori di grande umanità, correttezza e lealtà. Agli assistenti amministrativi, ai tecnici, ai collaboratori scolastici, risorse preziosissime per la nostra istituzione scolastica, con cui ho lavorato in un clima sereno e di collaborazione, va il mio vivo apprezzamento per il costante impegno a servizio della scuola e il valido contributo nell'organizzazione delle numerose e particolari attività. Grazie per la stima e il rispetto che mi avete sempre dimostrato. Al Presidente, ai componenti del Consiglio d'Istituto, esprimo la mia doverosa gratitudine per l'impegno, la condivisione di responsabilità e la compostezza nel confronto. Un sentito grazie ai genitori, agli studenti e studentesse, rappresentanti di classe, per la loro fattiva collaborazione. A tutti gli studenti e studentesse voglio rivolgere un saluto affettuoso,
e un grazie per aver dato il meglio di loro stessi dopo un periodo così difficile. E spero, cari ragazzi, che possiate vivere presto un anno sereno, così da recuperare tutto ciò che vi è mancato prima. In questi 10 anni, cari ragazzi, ho raccolto confidenze, asciugato lacrime e gioito dei vostri successi. Di molti conosco i nomi, di alcuni volti, ma di tutti ricorderò la vivacità e i sorrisi al suono della campanella. Agli studenti e alle studentesse che quest'anno hanno sostenuto brillantemente un esame di Stato, auguro un futuro meraviglioso e ricco di soddisfazioni. Vi auguro di diventare cittadini intellettualmente liberi, testimoni di umanità e di saperi, nella consapevolezza che solo la cultura rende tali. Un saluto a tutti i genitori, con molti dei quali è nata una sincera collaborazione nella consapevolezza che solo lavorando nel rispetto dei diversi ruoli si può contribuire al raggiungimento del successo formativo dei nostri alunni. Ringrazio e saluto con affetto e infinita stima il direttore dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Luisa Francese, per il cordiale, fattivo e attivo accompagnamento durante tutto il mio incarico. Ringrazio gli amministratori e i responsabili delle istituzioni, le associazioni culturali e sociali che hanno sostenuto la scuola nella realizzazione dei suoi progetti. Ringrazio i colleghi dirigenti con cui ho lavorato nel comune intento di contribuire alla crescita civile e culturale dell'intera comunità scolastica. A tutti adesso auguro un'estate serena. Porto nel cuore le mie tante persone di famiglia che mi hanno sostenuto e incoraggiato a vario titolo in questo mio percorso lavorativo. Ma un grazie profondo sento di rivolgere al mio compagno di vita, a mio marito Raffaele, che mi ha sempre incoraggiato e sostenuto. Grazie Raffaele, e adesso è arrivato il momento di ricominciare un nuovo percorso insieme. Grazie.